Parlando del provvedimento degli unioni civili, non credo sia un provvedimento su cui, ad esempio, introdurre l'elemento della fiducia. È un elemento su cui credo che bisognerà lasciare a tutti la possibilità di esprimersi. Non sono le mie parole, sono le parole espresse il 29 dicembre 2015 dal Presidente del Consiglio Renzi. Il Presidente del Consiglio bugiardo, che per l'ennesima volta smentisce se stesso, anche nella fiducia imposta a questa Camera, è la dimostrazione che abbiamo un governo che non è che non rispetti gli impegni con la Lega, non è che non rispetti gli impegni con il Parlamento, non rispetta gli impegni con il Paese. E devo dirle, Presidente, a lei, che anche la Presidenza ha una responsabilità in quanto è successo, perché è vero che non poteva intervenire direttamente opponendosi alla fiducia, ma poteva utilizzare strumenti anche di moral suasion per impedire di fatto l'introduzione della fiducia stessa. Infatti, Presidente, quando c'era da stravolgere il Regolamento per tutelare la maggioranza e il governo, la Presidenza non ha esitato a mettere la tagliola. Quando invece, come in questa discussione, la Presidenza doveva interpretare il Regolamento utilizzando semplicemente il buonsenso e utilizzando un'interpretazione un po' più estensiva, la Presidenza ha detto no. Sia chiaro, personalmente e come movimento ci batteremo sempre affinché ogni individuo sia libero di vivere la propria affettività e le proprie preferenze sessuali liberamente. Altra cosa però è istituire di fatto il matrimonio gay. Entrando nel merito del provvedimento, infatti questa legge introduce proprio il matrimonio gay. La norma sugli unioni civili richiama infatti ai medesimi articoli del codice civile riferiti al matrimonio. E questo, Presidente, rappresenta un attacco diretto alla famiglia. Perché se effettivamente volevano ampliare i diritti civili del singolo, si poteva fare tranquillamente con il consenso, credo, unanime di questo Parlamento. Le faccio un esempio. Se io volessi essere assistito in caso di malattia dal mio migliore amico di una vita, adesso non potrei farlo. Perché non estendere in quel caso la libertà, la vera libertà di scelta per l'individuo? Invece si è voluto fare semplicemente la fotocopia del matrimonio, che non ha nulla a che fare con i diritti civili, ma, ripeto, attacco diretto alla famiglia. Infatti ci sono due modi per attaccare la famiglia. Quello diretto, che ovviamente voi non avete avuto il coraggio di scrivere, oppure annacquando tutto, dicendo che qualsiasi cosa è famiglia. In quel caso il tutto diventa niente. E la maschera l'avete tolta dando parere contrario, e la maggioranza ha votando contro, a un nostro ordine del giorno che diceva semplicemente di promuovere una politica, e lo leggo testualmente, a sostegno della famiglia quale nucleo fondamentale della nostra società. Avete votato contro. La maschera è scesa. La maschera è scesa. La maschera è scesa anche, e devo dire, in modo più drammatico per quanto riguarda le adozioni e per quanto riguarda la pratica dell'utero in affitto. Non sto qui a rileggere, ma lo sa tutta l'Aula ed è giusto che lo sappia anche chi ci ascolta da casa, che il governo e maggioranza hanno votato contro dei nostri ordini del giorno che miravano affinché il governo si facesse interprete anche sul tavolo internazionale al fine di fermare l'aberrante pratica dell'utero in affitto. Avete votato contro, il governo ha dato parere contrario. Ebbene, in questa legge, di fatto, anche questo in modo surrettizio, perché non avete nemmeno il coraggio di scriverlo, introducete l'adozione gay e quindi anche indirettamente la pratica dell'utero in affitto. Gli articoli del Codice Civile che richiamate, medesimi del matrimonio, combinati al comma 20 della norma che stiamo discutendo, di fatto avallano l'utero in affitto. Presidente, state scrivendo per legge che un bambino, ancor prima di nascere, non ha diritto ad avere un papà e una mamma. È un abominio. I casi, i percorsi della vita, le difficoltà possono far venire meno un genitore, è evidente ed è vero. Ma scrivere per legge che alcuni bambini non hanno diritto
a papà e mamma è aberrante. Non esiste il diritto ad avere un figlio. Può essere un buon desiderio, ma non è un diritto. Il diritto che esiste è quello del bambino di avere un papà e una mamma. L'affitto di un utero, per capire di cosa si tratta, è un individuo che decide di affittare l'utero, comprare un ovulo, inseminarlo con un donatore maschio e far nascere, o meglio, e comprare una vita. Questo perché viene portato avanti? Perché il bambino non deve avere la minima possibile percezione che esista una mamma. E quindi bisogna mischiare tutto, perché il bambino quel diritto bisogna negarglielo. E voi state avvallando indirettamente questo in questa norma. E ripeto, la prova di ciò è la bocciatura dei nostri ordini del giorno. La vita, e lo dico al governo, lo dico a Renzi, lo dico alla maggioranza, la vita non si compra, e lo dico anche a Vendola, la vita non si compra. L'attacco che state facendo alla famiglia è su tutti i fronti, anche per esempio con l'introduzione dell'ideologia gender che state portando nelle scuole e i vostri amministratori locali stanno portando avanti. Vi porto il caso della mia regione, dove addirittura per cercare di non chiedere nemmeno il consenso alla famiglia, se si vogliono portare avanti lezioni che vengono discusse non da un professore ma da un volontario dell'Arcigay, hanno introdotto nel POF questi corsi così che i genitori non debbano dare consensi seppur i figli minorenni. Avviene nelle scuole del Friuli Venezia Giulia, nelle scuole di Trieste, con la vostra amata Serracchiani e il sindaco Cosolini, che ci speriamo che queste lezioni vada finalmente a casa, avete introdotto per i bambini delle scuole materne il gioco del rispetto, che è un gioco che prevede che i bambini dai 3 ai 5 anni si scambino i vestiti tra maschietto e femminuccia, che si peschino i vestiti da principessa e se li mettono i bambini, non è uno scherzo, e i vestiti da cavaliere vadano alle femminucce, per dire che non esiste alcun tipo di differenza. È una vergogna assoluta, questo è un attacco a degli esseri indifesi che sono i bambini. E allora noi ci battiamo con orgoglio, ci battiamo malgrado, e mi permetta, Presidente, di leggere in aula quanto chi chiede diritti, la civiltà di chi chiede diritti civili, malgrado mi scrivano, perché porto avanti questa battaglia che qualcuno legittimamente non può condividere, ma mi scrivono: ti auguro un figlio omosessuale e ti auguro di vederlo soffrire e vederlo morire suicida come è successo a Bari. Grazie. Questa civiltà di chi chiede diritti civili ve la lascio volentieri. Però annuncio che noi andremo avanti. Malgrado una maggioranza schiavizzata, malgrado NCD che vota addirittura contro l'ordine del giorno per tutelare la famiglia, la svendita totale di qualsiasi principio, perché se me lo aspetto da partiti come SEL, che pur su posizioni diverse, molto diverse, rispetto per una coerenza, la coerenza di chi svende qualsiasi propria idea per una poltrona, perdonatemi, ma non la posso accettare, prima che da parlamentare, da cittadino elettore. E il Bred, malgrado tutto questo, noi andremo dal popolo a chiedere la volontà, perché questo Parlamento, falsificato da una legge elettorale che ha fatto entrare in modo non costituzionale una maggioranza parlamentare, un Presidente del Consiglio non eletto, malgrado questo servilismo dimostrato, noi chiederemo al popolo. E per questo nella giornata di domani annunceremo un referendum, perché finalmente la parola torna a quei cittadini liberi che non mirano alla poltrona, ma semplicemente a una società normale per i propri figli. Grazie.